Beh, abbiamo scritto questo libro perché ci siamo resi conto che l'uomo della strada è disorientato di fronte al problema dei cambiamenti climatici. È disorientato perché trova nei media titoli che vanno dalla gamma del catastrofismo alla gamma del negazionismo. A volte si dice al lettore il mondo sta per finire, a volte si dice al lettore state tranquilli, non sta succedendo niente. Ma allora l'uomo della strada che non ha gli strumenti per capire come può fare a districarsi in questa giungla? Il nostro sforzo è stato questo, cercare di dare al lettore la bussola per orientarsi, cercare di dare al lettore quel minimo di conoscenze, senza entrare in tecnicismi, quel minimo di conoscenze che gli permetta di capire la scienza, il suo metodo, i suoi limiti, i suoi successi e come, grazie alle risposte che la scienza può dare, sia possibile orientarsi e muoversi verso una corretta gestione del pianeta e quindi passare dal piano scientifico al piano etico e al piano delle decisioni politiche.